Una giornata sulle due ruote. Domenica 28 aprile al Parco 25 aprile, a due passi dal Ponte di Tiberio, si svolgerà a Ruota Libera Bike Fest 2024, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, Comitato Territoriale di Rimini. A Ruota Libera Bike Fest è una manifestazione dedicata al ciclista, ma in tutte le sue forme, quindi dall'atleta agonista, ma anche a chi usa la bicicletta semplicemente per fare la spesa o per accompagnare i figli a scuola. Quindi la nostra idea è quella di invitare tutti gli amanti delle due ruote o anche chi potenzialmente potrebbe essere amante delle due ruote a venire domenica 28 aprile presso l'area della Centofiori, della sera della Centofiori, a provare a fare dei giri in bici con i nostri atleti, nel senso che tutte le varie associazioni ciclistiche che abbiamo coinvolto organizzeranno dei giri in bici, ce ne sarà per tutti i gusti. Tutti quelli che a cui piace andare in bicicletta o quelli che si vogliono cimentare per la prima volta in qualcosa di più tecnico ma anche in qualcosa di più amatoriale in tutti i settori, mountain bike, gravel o bici da strada, può venire e provare. E magari ovviamente si porta la propria bicicletta e può provare o testarsi su vari circuiti semplici, un po' più complessi o anche per i giovanissimi, per i bambini, su una pump track che sarà allestita nell'area del Centofiori. Nel pomeriggio previste tre tavole rotonde, ciclismo in equilibrio sulla sicurezza, con l'assessore alla mobilità Roberta Frisoni e Giordano Biserni di ASAPS, aspettando il tour con l'assessore allo sport Michele Lari. È a ruota libera dal passeggio alla gara, l'allenamento e l'alimentazione, con il nutrizionista Giacomo Fattori ed il tecnico federale Ercole Della Torre. A Ruota Libera Bike Fest si inserisce nel programma di Balla alla Liberazione, evento organizzato dalla cooperativa Centofiori e in calendario del 25 al 28 aprile. Per spiegare come nasce questo appuntamento bisogna prima di tutto spiegare come nasce la Centofiori. La Centofiori nasce da una manifestazione di piazza nel 1981. Per dare una risposta un po' al problema delle dipendenze patologiche e ai modelli che allora imperavano. Durante il quarantennale della Centofiori, nell'81, ci siamo chiesti come restituire alla città queste energie che loro avevamo raccolto, questo impulso che loro avevamo raccolto, e ci siamo detti: facciamo una grande festa. Dal 25 aprile 2022 abbiamo fatto una manifestazione più ampia con un concerto, all'inizio con i Modena City Ramblers, poi dopo nel 2023 con Frankie Energy, e quest'anno avremo lo Stato Sociale.